signore e signori, facciamo un grandissimo applauso a lui, mister Gianni Ciardo. Ho sbagliato. Ricordo quella sera quando che morì mia moglie e mi lasciò da solo come la sposa di Celle. Ero io col brigadiere Saragottegnolo, e si fece bianca bianca come un frabicatore. Il dottore disse: presto, questo è un caso disperato. Ma poi giunse proprio morta, e se lo prende in faccia al naso, perché era morta, era morta Enza. Enza, che cosa hai fatto? Enza, perché sei morta? Enza, tu eri corta. Enza, su, dammi ad Enza. Enza, Vincenza, per fare prima Enza. Poi tutti quei parenti, allora, giunti per i funerali, svaligiarono le casse che ci avevo di Peroni. Se l'è chiamata Cristo, disse Triste. Gianni Ciardo torna tra il pubblico foggiano in una serata all'insegna di cabaret al Miami Swing. Da quanto tempo mancava da Foggia? Io sono stato a Foggia ultimamente al Teatro del Fuoco, che non conoscevo, ho sentito parlare benissimo, infatti è un teatro straordinario. Grazie a Tina, che mi ha chiamato per questa serata da fare là, dove ho scoperto che Foggia è un posto dove ha una serie di musicisti straordinari, davvero, che con questo repertorio nel quale io mi sono ritrovato alla grande, perché tutto il repertorio anni 60, 70, Beatles, Creedence, tutto questo repertorio io conosco benissimo, e ci sono erano almeno una decina di gruppi bravissimi, uno più bravo dell'altro, davvero. Io ho fatto pure i complimenti a Tina e a loro tutti. Io sono contento, felice, contento davvero di essere stato qui a Foggia altre volte, però stasera in particolare grazie a Tina. Facciamo un applauso a Tina. Dove sta? La nostra Andrea Clerici. No, perché lei praticamente per telefono e di persona continua a chiamarmi maestro. Cioè, piace, non mi si chiamano maestro. Perché se tu mi chiami maestro, io ti chiamo Antonella Clerici. Ha detto, vabbè, è così a prendere per il culo. Sì. Va bene. Vuoi dire due parole? Vieni qua, vieni. Lei si emoziona, dice che si emoziona a parlare al microfono. Invece non è vero, qua sembra veramente Mike Bongiorno. Beh, dai, un saluto agli amici. Buonasera a tutti. Io mi emoziono, è vero che mi emoziono. Quindi abbiamo detto che non la devo chiamare maestro. No. Va bene, no. Gianni. Maestro Morricone, diciamo, von Karajan. Quindi, signor Pasquale, abbiamo detto oggi di comune accordo. Filippo. Le lascio il microfono e va bene, vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie, Antonella, grazie. Per rafforzare qualsiasi altra frase e rafforzare... Signor, fa parlare a me! Madonna, che sei in prima fila, sei uscita a mettere una zananza. Faccia sedere là. Domani fai 10 paginette di questo tavolo. Allora, se la parola a cazzo, che lei sa benissimo che cos'è. È praticamente è un intercalare che noi usiamo quando dobbiamo rafforzare la frase, quello che è, capito? Sta andando bene. Ecco, a Bari, forse anche a Foggia, stanno quelli che se tu gli dici Van Gogh, quelli ti risponde: ci vada lei. Ma devo fare la traduzione ogni volta di Steve Close. Madonna, aspetta, qua tutto. A Bari stanno quelli che vanno negli alberghi ad ore, se poi devono stare 2 minuti. Ci vuole a fare, non si potrebbe stare dalla macchina. A
A Bari stanno quelli che dicono che la differenza fra le banche e le donne è che le banche il sabato sono chiuse. A Bari, se dici cielo grigio su, cielo grigio giù, tutti se lo guardano, poi vedi ciclorie, eccetera, eccetera. E a Bari stanno quelli che bevono, anche a Foggia, stanno quelli che bevono vicino alla bottiglia. Quante volte? Ehi, non si beve vicino alla bottiglia. Lontano, ma bevi lontano. Ehi, non ci fa caso nessuno, perché è così alla portata di tutti che uno non ci fa caso. Mia madre l'altro giorno è venuta con un piatto di mozzarella in mano e mi ha detto: Gianni, scusa, secondo te queste mozzarella fino a domani mantengono? Mantengono. Ci vuoi tu, ci metti armato per non far mangiare, ma così col piatto così. Ma ci vuole un po' di vasellina perché non mantiene la cosa. Ma il cinema è scocciante perché devi girare una scena, poi devi stare 3 ore, 4 ore aspettare che cambiano la macchina, eccetera, eccetera. Il teatro invece è bello, tu cominci la storia e vai avanti, massimo c'è un intervallo, però io di solito faccio tutta una tirata, 1 ora e mezza di seguito, anche 2 di seguito, senza intervallo. L'intervallo te lo chiedono, sai perché? Perché il pubblico a un certo punto deve andare al bar a prendere o deve andare a svuotare il catetere. C'è l'amore che ci salva, capito? E io vorrei recitare una poesia proprio, no? Una poesia che parla proprio dell'amore. Non solo, ma mo che finiamo, se volete vi posso distribuire una copia, in modo che ognuno uno se la legge prima di andare a letto col marito, con la moglie, con il compagno, la compagna, la può leggere la poesia e la può dedicare alla persona amata. E la poesia fa così, adesso ve la voglio recitare. Pensate un po' che il titolo di questa poesia è Io ti amo. Ed è una poesia che parla proprio dell'amore. Perché quando poi uno è innamorato, è disposto a fare qualsiasi cosa, se viene chiesto una cosa e questa cosa uno non ce l'ha, la va a cercare per accontentare la persona amata. Voi vi amate? Ecco, allora potete dichiarare, dimostrare che cos'è l'amore. E io ve la voglio recitare questa poesia. Il titolo lo dice già la parola stessa. Il titolo è Io ti amo. E recita e dice così: Io ti amo. Perché poi non si accontenta mai lei o lui, e quindi è sempre incontentabile, sempre incontentabile. E dice: Io ti amo. E se non ti basta, ruberò le stelle al cielo per farne ghirlanda. E il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso, e che la tua bellezza riempirà l'universo. Io ti amo, io ti amo. E se non ti basta, vuoterò il mare, tutte le perle verrò a portarle davanti a te e il mare piangerà di questo sgarbo. E 1000 sirene non hanno l'incanto di un tuo solo sguardo. Io ti amo, io ti amo. E se non ti basta, solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle loro mani e sarà ghiaccio per il bruciare delle mie passioni. Io ti amo. E se non ti basta, anche le nuvole catturerò e te le porterò domate, e su te piovere dovranno quando d'estate per il caldo non dormo. E se non ti basta, perché il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo. E se non ti basta, va a fango. Tu sei lucky da me, lucky da me. Tu sei lucky da me. Man,
Kid Man, Kid Man, tu sei un Kid Man, lui. The man, tu sei l'uchina da me, chi da me, chi da me, chi aspetta perché non mi ricordo bene, chi da me. Adesso ma non mi ricordo, ce n'è una che ho fatto che hanno cantato, poi visto che noi, a noi manca allo stadio per esempio, si sono impadroniti di questa, la cantano allo stadio che non c'entra niente, che fanno. Cosa lo sa mio vecchio paese, non cresce l'erba ma stonno le pulisa, sì ma la vecchia tu continente, e ci facciamo stata la randella. Toc, 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 sanno mangiato la verma cocca, la cazzella da bascia, cazzella tenne tost, ma non la tocca. Per dire, questo è in dialetto proprio, però, dialetto per dialetto, c'è un'altra canzone che ho fatto tanto tempo fa, che si chiama, sto parlando del 76, 76, che si chiama La Zita Cernut. Anche a voi, a Foggia, capita di scendersene. Scendersene vuol dire fare delle cose prima di sposa, prima del matrimonio, che tant'è vero che Lucio Battisti fece una canzone che si chiamava Ancora a tu, Ancora a tu, ma non dovevamo usarlo più, è rimasto incinta senza, beh, io ho fatto questa cosa che si chiama La Zita Cernut. A Cernut vuol dire farlo prima di sposarsi, e quindi per far rimanere incinta. Questa canzone, a Cernut, a base di Sena Cernut, a Foggia come si dice, signor, lei se ne è scesa? In italiano se ne è scesa in italiano? La fuitina, non l'hai fatta la fuitina? Vabbè, una cosa ho detto, vabbè, hai fatto tutto regolare, la sera del matrimonio proprio. Quella sede mattina non si fa niente, signore, perché si va in bagno a contare i soldi dei regali e si perde tempo a contare i soldi dei regali, non si conclude nulla, code asciutto in bianco che dà la sede. Questa Renzo Arbor la conosce, che la mandava in radio quando lui faceva Alto Gradimento, e mandò questa canzone che faceva più o meno così. Mo' via di smuffati che vado a fare male che le calane inseccati. Si capisce? Allora, muovi a dici, non fat che vado a fare mandare che le calane inseccate. Traduco. Ora vi devo dire un fatto che vi deve fare rimanere con la gola secca. Perde, perde. Secca. Di che da zitto barbec che sono asciutto di notte senza la sede maglufazuette. Di che da zitto barbec che sono asciutto di notte senza la sede maglufazuette. Traduco. Di quella sposa di Bervecchio che se n'è andata di notte senza lasciare neanche un fazzoletto. Mo però Wattan caglie un nipote che spara un bambino Pasquale. Mo però Wattan caglie un nipote che spara un bambino Pasquale. Traduco. Ora però il padre che è il nipote di sparma in petto Pasquale si sta facendo otto per sapere che io fosco che se lascia notte. Si sta facendo otto per sapere ci sono fusco che se lascia notte. Traduco. Si sta facendo il quattro per sapere che questo disgraziato che se l'è scappata. Cude disonesta che teneva tutto organizzato. Io un cugino te Gerolamo schicchiate. Schicchiate non c'è traduzione. Allora, cude disonesta che teneva tutto organizzato. Io un cugino te Gerolamo schicchiate. Traduco. Quello disonesto che teneva tutto organizzato
è il cugino di Girolamo Schicchiato, è il cugino di Girolamo l'inconcludente, che veniva prima le pianette senza dire nulla, che vendeva prima le pianelle senza dire niente, né il baccolo di carbone, né il bavettruccio di chiodi, che è un internazionale. Non c'è bisogno di fare nessuna traduzione, sai quando non sto andando a mezzo, non si capisce. Inda che sacca, insomma c'è che non si capisce la dretta, ci si dice da ci si dice da e che nessuno non sa chiave mai. Traduco, dentro a questa casa, il macello che stava, non si capiva la dritta. Chi se ne andava di qua, chi se ne andava di là, e che nessuno mai sa chiavi mai. Meno male che a stempo tu ci faccio un bondo che ci sta l'ombrilla. Meno male che a stempo tu ci faccio un bondo che ci sta l'ombrilla. Traduco, meno male che stava Pietruccio che aggiustava gli ombrelli. Che aggiustò per il suo fatto che c'è qualche parola, satta, satta, satta. La canzone nasce in dialetto, deve rimanere in dialetto, non si può, diciamo, in un certo senso, tradurre, perché perde il senso, diciamo, come tante altre canzoni. Col teatro, siccome è molta roba, me la scrivo io, oppure quando prendo un testo, che ma anche Pirandello, io ho fatto L'uomo della Ferimbocca di Pirandello, che me lo sono messo addosso, me lo sono indossato, e quindi l'ho reso comprensibile, a differenza di molti che fanno Pirandello e anche L'uomo della Ferimbocca di Pirandello, lo fanno e diventano finti tutti che devono recitare questo, questo. Invece no, tu devi far capire alla gente, la devi interpretare. Molto dedicata, per esempio, ho fatto una canzone dedicata, ecco, alle donne. Cara Pasquina mia, sei la mia vita, che tu la vuoi sapere, ti voglio pezzita. Che cosa te ne farò, non so baciare, che tu mi dici cosa deve fare. Ma tu ti dici cosa la fa? Leviti la giacchetta, chiana chiana, e metterla sopra là con una mano. E lei dice, io non me la toglio, che tu lo vuoi sapere, tu non mi puoi toccare né vedere. E sin da sta cretina, leviti la vestina, che poi se te la togli di don bacina. A un certo punto nella storia di questo qua che stava a riempire l'acqua alla fontana, lei, lui passò e lei stava girata di spalle, che non la vedeva. E a un certo punto cominciò a dire, e senti, e girati, fatti vedere in faccia come sei. E che faccio? No, 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 mi prendo vergogna, no, 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 mi prendo vergogna, no, 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 mi prendo vergogna. Fino a che si girò, come si girò? E la vide, Madonna, Madonna del Carmine, mamma eccettine, e me che non cane muerto una gattina. La 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 la. Ricordo quella sera quando che morì mia moglie, che mi lasciò da solo come la sposa di Celia. Ero io col brigadiere, Saragota è il mio dolore. Lei si fece bianca bianca come un frabicatore. Il dottore disse, presto questo è un caso disperato, ma poi aggiunse proprio morta, e se lo prende in faccia al naso perché era morta. Era morta Enza. Enza, che cosa hai fatto? Enza, perché sei morta? Enza, tu eri corta. Enza, su dammi adenza. Enza. Questa è una canzone dedicata a un che è morta. Penso un po', uno cioè, scrive la canzone per dire io ti voglio bene, tu vuoi bene a me, io voglio bene a te, non un che è morto. E ci fa. Comunque, questo l'ho dedicata a mia moglie che è morta. E quando è morta l'ho fatta cremare. E anche perché secondo me quella è morta proprio perché l'ho fatta cremare.
Io poi ci ho pensato, il Cash come è morto, poi pum, mi sono ricordato. E che poi mi è costato l'ira di Dio, vabbè, è stato costretto a farlo. Perché costa oggi essere seppellito, costa. Tu non so come farà, però. No, no, cioè, tanto è vero che io prima di quando l'ho fatto crema, ho chiesto a quello là, scusa, ma quanto costa? Quello mi sparò, mi pare, 5.000-6.000 euro. Cioè, no, sì. Per farla cremare, sì. Senti, disse, è parzialmente cremata. Costa di meno. Poi dice, no, ma che c'è? No, sul primo momento, quello là mi venne dietro, ci credete? Dalle mani! Ehi, dove vai? Trema, ti sei offeso, ti sei ingazzato? No, e dove va? Vado, anch'io. Qual è il personaggio che ho interpretato, magari a quale è più legato? Beh, Novecento del film Il pianista sull'oceano. Io ho fatto la versione teatrale e l'ho chiamata Novecento, proprio di Alessandro Baricco, ho fatto Novecento al Teatro Tim a Bari, ed è la versione teatrale di che quel film là, nonostante la lunghezza del film che dura 4 ore, io l'ho visto 8 volte, perché è quasi quasi la storia della vita mia, e allora l'ho riportato come se fossi. E invece un sogno nel cassetto, magari ancora non realizzato? Cleopatra, vorrei fare Cleopatra, perché Cleopatra ne ha combinati tutti i colori. No, sì, no, tu dovevi stare. Ero piccola. Sì, anch'io. È morto un gallo. Voi sapete che il gallo quando cantava il gallo quando canta fa chicchirichì. Fa chicchirichì, no? Questo gallo, quando cantava, non faceva chicchirichì, perché era un gallo un po', diciamo, così. Quindi invece di cantare chicchirichì, faceva cocodì cocodà. Cantava questo gallo. È stato ucciso. Ma non si sa chi è stato a uccidere questo gallo. Non ti dico, la notizia ha fatto il giro del mondo. E questa notizia è stata tradotta, oltre al fatto, è stata tradotta, oltre che il fatto, anche in canzone. In tante lingue dove è stata raggiunta la notizia, insomma, no? E io stasera la farò sentire in diverse lingue questa canzone di questo gallo che è morto, quindi essendo stato ucciso non canterà più né cocodì e né cocodà. E io ve la farò sentire in italiano, in francese, in russo e in latino. No, spagnolo, al cazzo, non c'è spagnolo. No, io a Spagna non è arrivata. No. Il gallo è morto, non canterà più né cocodì né cocodà, non canterà più né cocodì né cocodà, ecco, cocodì e cocodà, ecco, cocodì e cocodà. Come vi dicevo prima, questa canzone ha fatto il giro del mondo, a un certo punto si sposta, cammini, arriva in Francia. Appena la notizia arriva in Francia, tutti quanti a piangere, perché vengono a sapere che il gallo è morto e non canterà più né cocodì e né cocodà. E fece la traduzione in francese che faceva più o meno così. Le chaisons fer, rieva più. Mam, ti faccio tutte e due. Ed ecco a voi la soubrette, senza culo, senza tette. Le coque morte. Il chante plus de cocodine cocodà. Ecco, cocodine cocodà. Non vi dico tutti quanti a piangere, la notizia dalla Francia si sposta. Cammina, arriva in America. Appena la notizia arriva in America, tutti a piangere, anche là
perché vengono a sapere che il gallo è morto e non canterà più né cocodì e né cocodà, e fece la traduzione in americano che faceva più o meno così. I want you much fun, yesterday want you one again, kiss kiss bang bang, left wire di San Francisco, Ben Hur e il suo complesso. The cook and stand, the cook and stand, the cook and stand, the cook and stand. Il never seen the cocodì di cocodan, il never seen the cocodì di cocodan, e come 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 cocodì e cocodan, e come 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 cocodì e cocodan. Non vi dico tutta l'America che piangeva, perché anche lì vennero a sapere che il gallo è morto e non canterà più né cocodì e né cocodà. La notizia dell'America si sposta, cammina, 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 arriva in Russia. Appena la notizia arriva in Russia, tutti a piangere anche là, perché vengono a sapere che il gallo è morto e non canterà più né cocodì e né cocodà. E fece la traduzione in russo che faceva più o meno così. Nostre galluoschi è mortuoschi, nostre galluoschi è mortuoschi, non cantaschi più che cocodischi, cocodaschi, non cantaschi più che cocodischi, cocodaschi, quaschi, 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 cocodischi, cocodaschi, quaschi, 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 cocodischi, cocodaschi. Non ti dico tutta la Russia a piangere, che ve la sapete che il gallo è morto e non canterà più né cocodì né cocodà. Dalla Russia la notizia si sposta, cammin, 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 arriva a Città del Vaticano. Appena la notizia arriva a Città del Vaticano, più a piangere anche là, perché ve la sapete che il gallo è morto e non canterà più né cocodì né cocodà. E fece la traduzione in latino che faceva più o meno così. No, no, noster gallus est mortus, noster gallus est mortus, ille non cantabit cocus di e cocus das, ille non cantabit cocus di e cocus das. E le monache, vi dico, tutti quanti a piangere. A un certo punto, mentre tutti piangevano, videro uno da lontano arrivare che rideva, a differenza di quelli che piangevano, con la meraviglia di quelli che stavano piangendo. Com'è? Quello sta ridendo, è morto il gallo, non canterà più né cocodì né cocodà, è morto, non sappiamo neanche chi è stato a ucciderlo. Perché sta ridendo? Perché sta ridendo? Allora si avvicinano a quel, scusi, lei come fa a ridere con una notizia del genere? E quello disse, mentre rideva, io sto ridendo perché io lo so che è stato a uccidere il gallo. Tu lo sai che è stato a uccidere il gallo? Sì, io lo so che è stato a uccidere il gallo. E chi è stato a uccidere il gallo? E quello disse, volete sapere chi è stato a uccidere il gallo? E quello disse, sì, vogliamo sapere chi è stato a uccidere il gallo? E quello disse, sono stati io che sono acceduto, tu gardite. Ah, sei stato tu che ci accedi, tu guardi, perché? Ma avevano tu cazzo un coco di coco da, ma avevano tu cazzo un coco di coco da, e coi 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 coco di coco da, e coi 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 coco di coco da. Ci ha raggiunto Tina Savino del Miami Swing. Tina, allora, ci vuoi aggiornare degli appuntamenti, degli eventi che verranno per tutta l'estate? Sì, buonasera. Allora, il prossimo evento sarà di venerdì questa volta, anziché di giovedì, e sarà con Ronny Guarino, che è un comico che viene da Palermo, giusto? Quindi speriamo che questa rassegna sia molto ricca di appuntamenti con gente che segue, insomma, il cabaret, perché a Foggia manca da un po', devo dire. Per cui poi sono un po' emozionata perché c'è il maestro, accanto a me, non è il maestro. No, te la stai cavando benissimo, sembri Antonella Clerici. Ma devo dire, grazie. No, grazie.
Va bene. Va bene, allora noi ci godiamo la serata, lo spettacolo di Gianni Ciardo e alla prossima. Era sindaco di Bari. Poi anche lui, intelligenza fuori dal comune, è andato alla regione. Quindi ha runato Bari, molto ha runato la regione. Di cui voi fate parte anche, perché Foggia fa parte della regione. Vabbè. No, noi lo volevamo pugliese, invece l'abbiamo avuto emiliano. Pazienza, questo era il passo dell'Italia, il capo degli italiani, diciamo, in un certo senso. E quindi questo nostro modo di parlare che abbiamo, prima ancora di Emiliano, stava Nikita, aveva, io lo chiamo Nikita in confidenza, Niki Vendola. Sì, che ora si è partorito, sta in convalescenza ancora. Prima avevamo quello, eravamo amici, ci vedevamo, non sempre. Ogni tanto, quando capitavo, buonasera, buongiorno, però l'ho sempre seguito, sono sempre andato a vedere le assemblee che faceva, i discorsi che faceva, l'ho sempre seguito, sempre sono andato, sempre, perché tutte le volte precedenti non avevo capito una parola di ciò che avevo detto. E quindi, diciamo, e poi sì, ripeto, all'ultima volta, quando lui ha salutato, perché poi andò via dalla regione, e quindi fece la serata per salutare tutti quanti, e salutò tutti, dice, sono contento di essere stato con voi, me ne vado, però voglio fare una promessa a tutti i giovani, perché lui ci teneva molto alla nuova generazione, non vi preoccupate, perché per voi un buco, lo trovo. Prima o dopo vi accontenterò tutti quanti, eccetera, eccetera. E così è stato, diciamo, in un certo senso. Salutiamo gli amici di Miami Swing che stasera stanno tutti qua, io sono felice veramente di questa accoglienza, perché poi Foggia, noi Foggia, siamo cugini praticamente, quindi solo che la differenza che c'è fra me e voi è che voi siete del nord. Perché Foggia è più a nord di Bari, quindi vi potete vantare di essere nordici e noi di Bari sudici. La differenza fra i nordici e i sudici. Che, no, nordici, eh? Sì, no, mi taffa in mezzo. Scusa, ma tu di dove sei? Scusa, posso... Sono nordica. Nordica? Quindi? Cioè nordica, che di che cosa? Di dove? Getta il veleno, di dove sei? Nordica, da dove? Nordica può essere tu, oltre Bari, è sempre nord, quindi no. Ma signore, ma sta tre ore, ma dice un fatto. Dove va a svuotare il catetere? Dove stai andando? Ma va bene, signore, ma la... Allora, di dove? Nativa di Lucera, ma vivo a Foggia. Lucera? Ah, nativa di Lucera. Ma non c'è brutto Lucera, Madonna. No, no. Non c'è. No. Non è vero, è vero di Foggia. No, mi confondo con Cerignola. No. Cerignola è la città più brutta del mondo. Una volta Charles Aznavour fece una canzone che si chiamava Come triste Venezia. Tu non conosci Cerignola. Felicissimo di stare qua in questo posto straordinario che non conoscevo, invece grazie a te ho visto che ha fatto vedere tutta la casa, tutto il bagno, il tinello, tutto mi ha fatto vedere, il forno a legna, che mica è facile trovare una pizzeria col forno a legno, invece la pizza è tutta un'altra cosa, veramente. L'hai mangiata la pizza? È vero? Io so che la pizza la mangiano solo i bambini, anche gli adulti la pizza, e me il pizzaiolo mi ha dato le bugie allora. Però è buono, aveva anche il bordo alla napoletana, perché la pizza napoletana c'ha il bordo così, tutto sapo, tutto. È bravo a fare le pizze, bravissimo. Bene, io vi ringrazio, spero di rivedervi ancora, chissà alla Madonna. Felicissimo di essere stato qui a Foggia, perché Foggia, ma nonostante tutto, è bella, diciamo, eh? Sono venuto spesso a Foggia, sto dicendo che Foggia è molto bella anche perché sto qua, se stavo a un'altra parte dicevo la stessa cosa. Vabbè, ma scherzo, non sto scherzando, anche perché... No, è il calore che c'ha Foggia, è uguale, anzi forse meglio.
forse penso, devo fare i complimenti a Foggia e a Tina in particolare, perché siamo stati ultimamente al Teatro del Fuoco che sta a Foggia, che uno conosce bello anche lui, dove Tina ha fatto una rassegna di spettacolo, perché mettendo dentro almeno una decina di gruppi musicali, che ho scoperto che Foggia è gremita così di musica e di gruppi musicali che a Bari non c'è. Quindi devo fare i complimenti veramente a Tina e il suo complesso per tutto questo. Grazie a tutti e spero di rivedervi. Grazie a tutti. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you.